Allora, io in realtà ve l'ho un po' sparata lì, ma non andrò a parlare specificatamente di Malwaresex. Andrò a presentare un progetto che ho sviluppato nell'ultimo annetto più o meno. Era iniziato come un progetto per il Google Summer of Code 2010 all'interno del collettivo AnyNet Internazionale. Poi è stato portato avanti, quest'anno un altro studente non me ha ampliato un po' il software, e l'idea basilare era quella di poter sviluppare e fornire un progetto open source accessibile, altamente customizzabile, per automatizzare l'analisi di malware, per cui per fare analisi comportamentale. Di cosa stiamo parlando? Scenario 1: tipo incazzato che il computer a puttana addosso al telefono a qualcuno. Chiaramente di solito a quelli al telefono siamo sempre noi, ecco. Probabilmente quello che è successo è questa cosa qua, che non è una cazzata, ragazzi. Cioè, adesso vi presento i due vettori di infezione più larghi utilizzati ultimamente, che sembra una stupidata, ma non è. Attachment, malware, PDF, exploit o direttamente binario attacciato alla mail, prende, scarica, invia e il malware viene deployato senza troppi problemi. Secondo scenario, che è quello che più ci coinvolge, io l'ho fatto. Un bel sito porno con dentro ogni frame che punta un exploit pack, ci redirecta, il nostro Adobe Reader non patchato viene exploitato, scaricato un malware, binario installato. Cosa succede? Cosa vogliamo fare noi di queste cose? Vogliamo analizzarle in un modo performante. Fare analisi manuale è molto più figo, dà risultati molto più interessanti, ma non è performante su un volume di binari tra i 35 e 40 mila binari al giorno che si possono ricevere, ecco. Quindi si cerca di automatizzare sempre di più, prendere tecnologie che possono aiutare le fasi di scrematura delle cose meno interessanti, poter vedere che tipo di comportamenti malware hanno e poter fare correlazione, eccetera, eccetera, eccetera. Per fare questo cosa si usa? Si usa una sandbox. Il nome sandbox è un po' traviante, nel senso che è utilizzato per una svarietà enorme di tipi di applicativi, come può essere Sandboxy per isolare applicazioni a rischio all'interno dell'ambiente locale, o come può essere una sandbox per un antivirus commerciale che prende un applicativo a rischio e fa la stessa identica cosa, come può essere in questo caso una sandbox per eseguire un malware in un ambiente controllato, isolato e monitorato e poter vedere effettivamente che cosa questo vada a fare nel sistema operativo di competenza. Ci sono tantissime risorse, tantissimi strumenti che sono già nel mercato. Questi sono un po' quelli più comuni, diciamo, che usiamo un po' tutti i giorni, quelli che si occupano di malware, eccetera, eccetera. Tra l'altro, chi è che si occupa di malware qua? Dai, ok, grande. Allora, probabilmente nelle tue investigazioni. Ma sì, malware è sempre la solita. Magari in qualche tua attività di ricerca, Antani, ti sei imbattuto in uno di questi strumenti, che bene o male sono l'esatta identica cosa di quello che andrò a esporre io in questo talk. L'unica differenza è che sono tutti prodotti commerciali che hanno una costi di licenza variabili tra fai 15 e 90 mila euro annui. Ecco, quindi insomma non sono proprio alla portata di tutti. Esatto, no, alcuni di loro hanno dei front-end pubblici come Threat Expert, Anubis, Norman Sandbox e GFI Sandbox. In realtà CV Sandbox e GFI Sandbox sono rebranded. Alcuni hanno un'interfaccia pubblica gratuita. Non è possibile ovviamente scaricare l'applicativo di per sé e deployarlo per i fatti propri, a meno che non paghi una licenza opportuna. Quello che loro fanno è ti buttano sull'interfaccina web, carichi il tuo binario, loro lo sparano nel loro backend proprietario e ti portano indietro un'analisi via email o una paginetta web. L'unico scopo di tutto ciò è semplicemente prendersi un maggior numero di binari di malware, di sospetti malware dalla community e poi rinviarlo dentro con più o meno con interessi commerciali tutte le varie case di antivirus. Un motivo principale per cui ho cominciato a fare questo progetto è perché effettivamente qualcosa di open source, c'è qualcosa di gratuito, non open source freeware, che però non mi soddisfaceva, ed open source non c'era praticamente nulla tranne un progetto ormai quasi abbandonato che era Zero Wine, che praticamente utilizzava Wine sotto un ambiente Debian per emulare binario Windows e poi parsare i log per poter fare un tracciamento comportamentale un po' discutibile. Quindi ho cominciato a lavorare su questo progetto. QQ è
È una sandbox per appunto per analisi comportamentale di binari, di tutto quello che poi andremo a vedere, e consiste principalmente in alcuni componenti. Si basa fortemente su VirtualBox a questo punto dello sviluppo, poi ho in programma di poterlo espandere ad altre piattaforme, VMware o che altro. Usa SQLite localmente per poter tenere tracciamento della queue di valore da analizzare, eccetera, eccetera. Utilizza TCP dump per dumpare il traffico generato dalle VMware, dalle virtual machine, e poi tutto è sviluppato bene o male in Python e qualche componente in C e C++. Ti andrò a spiegare un po' più nel dettaglio più tardi, però diciamo che consiste in un backend che si occupa principalmente di prendere il malware feed, gestire le virtual machine da utilizzare per l'analisi, prendere i risultati e poi buttarli in qualche database o quel che l'è, e poi c'è la parte client che gira sulla macchina virtuale di per sé e che poi va a performare tutte le varie cosucine che vado a spiegare. Quindi fondamentalmente si tratta di uno strumento che performa un'analisi comportamentale di malware attraverso virtualizzazione delle tecnologie semi-rootkit. Non mi piace proprio il termine, però bene o male quello che si va a fare è sempre la stessa roba, che dopo andremo a vedere. Come ti dicevo, consiste in un back-end. Il back-end cosa fa? Fetcha un task che può essere un eseguibile, un PDF o quello che vuoi da analizzare dal database SQLite. Identifica un pacchetto di analisi, poi andremo a vedere cos'è il pacchetto di analisi e come può essere sfruttato da applicare al malware, al binario, quello che è da analizzare corrente. Lancia una virtual machine dal pool di virtual machine disponibili, lancia la parte client, che è l'analyzer, che è quello che in realtà poi va a effettuare tutto il lavoro sul sistema operativo per vedere cosa il malware fa. Una volta che l'analisi termina, prende tutti i risultati, pulisce quello che deve pulire e poi invoca degli script di post-processing per farci qualcosa con i dati, insomma. Per vedere velocemente che tipo di configurazioni si possono utilizzare, ovviamente si specifica interfaccia di rete su cui tracciare il traffico delle virtual machine, se loggare, come UTC, debug aggiuntivi, eccetera, eccetera. Si può specificare un tempo di analisi massimo consistente in quelli sono in secondi, ossia se il binario durante la sua esecuzione supera un timeout di 180 secondi, allora stoppiamo tutto e ci prendiamo i risultati che abbiamo fino a quel momento lì, altrimenti se stiamo a aspettare che un processo termini, magari non terminerà mai e moriamo. Il watchdog timeout si può configurare per stabilire ogni dopo quanti minuti la virtual machine in esecuzione che sta performando un'analisi è da considerarsi, non so, crashata o comunque compromessa e non è più possibile comandarla tramite l'host. Il local database in SQLite. Poi si cominciano a specificare i dettagli sulle virtual machine disponibili. Al momento c'è solo VirtualBox come engine supportato, ma possibilmente ne aggiungerò altri. Nel parametro enable si specificano degli ID sulle virtual machine che poi si vanno a configurare in seguito, separati da una virgola, se lanciare virtual machine in modalità GUI o headless e dove sta la path dell'eseguibile Python sulla macchina virtuale, perché Python verrà utilizzato anche all'interno della macchina virtuale. Poi per ogni virtual machine che noi abbiamo stabilito essere disponibile all'interno del pool per la sandbox, diamo alcuni dettagli. Ha bisogno di un username e password per poter utilizzare delle API di VirtualBox per eseguire processi all'interno della virtual machine.
Allora, qua ho lanciato il processo del backend di Cook, ho fatto tutti i suoi controlli iniziali, creato database, eccetera, eccetera, pronto per ricevere istruzioni. Ora gli submettiamo qualcosa da analizzare. Lo script submit è uno scriptino veramente veloce che permette di inserire dati nel database SQLite che poi viene utilizzato da Cuckoo per fetchare i task. Quindi gli diciamo: ok, qua a questo path c'è un malware che deve essere analizzato. Glielo si invia, il malware viene aggiunto al database, fa tutto quello che deve fare e poi viene eseguito all'interno della virtual machine. Tra l'altro sono cablato e vabbè. Sì, forse è meglio incablarsi. Ma in realtà di PC come Windows Generalmente una sandbox la metti in un ambiente isolato, non una LAN dove magari c'è qualche stronzello con Windows Service Pack 2 XP non patchato, ecco. Allora, per dire, questo è un... non so se si vede, si vede. Questo qua è un rogue antivirus, per dire, è un programma che si mette a fare un finto scan sul sistema locale e identifica delle problematiche, delle infezioni a caso, totalmente casuali, e una volta che ha finito tutta la sua bella analisina, ti dice: ok, pagami $60 per prendere la versione pro, così puoi disinfettare tutte queste belle menate. Ovviamente non disinfetta un tubo di niente, ma rimane in esecuzione. Adesso non sto qua a aspettare che faccia tutti i suoi cavoli, perché come timeout di base credo di avere tipo 3 minuti, ed è un po' tantino. Lo vuoi vedere rannare? Ma se vuoi vedere... Ah, ecco qua, adesso ci ha spawnato il pop-appino. Alert, system scan for spyware, bla bla bla, it's complete, XP Home Security Detector, 14 critical system objects, T security breaches, bla bla bla. Clicca register per registrare una copia di XP Home Security, ok, clicca register. Ma non sembra cliccare più di tanto, ecco. Ma sembra anche abbastanza morto. Vabbè. È finito, adesso sta time. Ah, bene, ma ha consumato tutta la virtual memory della macchina virtuale. Questo è perfetto. Vabbè. Ovviamente, nel mentre il timeout è stato completato. Ecco, magari tolgo questo, questo non si vede. Ha runnato per 2 o 3 minuti. Il processo è stato terminato. La macchina virtuale è stata spenta, è pulito tutto quanto, è stato Wireshark che è stato killato e tutte le informazioni, tutti i dati vengono storati dentro una pet di analisi. Quindi se noi andiamo al pet di riferimento, vediamo che abbiamo il malware che abbiamo appena analizzato, vediamo una configurazione che viene generata in modo automatico per avere i vari parametri, timeout, quale analysis package da utilizzare, quale no, eccetera, eccetera. Abbiamo un log per vedere se qualcosa è andato male. Vediamo. No, sembra di no. Questo qua è il log che viene generato dalla parte client della sandbox, quindi quella che spona il processo, inietta la DLL e fa tutte le magichine. Quando qualcosa va male, per dire, non riesce a iniettare un nuovo processo, quindi non riesce a tracciare cosa il processo fa, riesce a scrivere un po' di log, capire cosa è andato male e cosa no. Qua per dire è andato tutto abbastanza bene. Il processo alla fine ha terminato perché era crashato. Nel mentre lui salva degli screenshot, così si può rivedere se è successa qualche interazione oppure no, se si richiedeva un'interazione con l'utente o se era un PDF, eccetera, eccetera. L'analisi è completata, ha salvato i risultati e bla bla bla. Poi non so se visto alla fine, quando ha rilasciato pure tutto quanto, invoca un processo di post processing, ossia quando l'analisi all'interno della virtual machine è stata completata, tutti i risultati vengono pushati a uno script in Python che è configurabile all'interno del file di configurazione.
E poi lo script in Python, insomma, ci fa quello che ci deve fare a seconda dei vostri bisogni. Per dire, ora su qua di default ho uno scriptino che semplicemente mi parse i log e mi crea un report in TXT con dentro i risultati dei processi. Per dire, vediamo, si legge? Troppo piccolo? Allora, vediamo. È abbastanza lunghetto, raga vi fanno un sacco di schifezze. Sì, praticamente per ogni processo che è stato analizzato, tutte le PI call che vengono effettuate dal processo, o almeno tutte quelle importanti, più rilevanti, che vengono tracciate e poi vedremo dopo come uccate dalla parte client di Cuckoo, dalla DLL, vengono tracciate, i parametri più importanti vengono salvati, tutti i risultati vengono scritti nei file CSV che poi vengono presi, manipolati dallo script di post-processing che vi ho detto prima, e questo per dire è un reportino in TXT che mi sono fatto veloce veloce per vedere che tipo di cose fa. Ecco. Per dire, qua abbiamo, cioè il primo processo spawnato è stato demo fakeip.exe con PID 724. E poi in sequenza tutta la lista di API call in ordine cronologico che sono state effettuate, quindi timestamp della call, il nome dell'API, se l'API è stata eseguita con successo oppure no, se c'è stato un parametro di ritorno, un valore di ritorno, che tipo di valore è, e poi vari argomenti. Per dire, questa è una virtual lockex per allocare memoria virtuale sullo spazio di processo T724. Bla bla bla, che address, size, allocation type, eccetera, eccetera. Quindi, bene o male, possiamo vedere tutto quello che il malware fa sul sistema operativo a livello file system, a livello registro. Per dire, qua abbiamo delle virtual lockex, qua per dire inchiamava delle regset value per operare sul registro, qua creava un mutex con nome IR4, eccetera, eccetera. Create file, eccetera, eccetera. Per cui vediamo bene o male tutto quello che succede. Qua una cosa interessante, fa una create process view, è stato successo, il return value è il PID del nuovo processo lanciato, abbiamo la command line per vedere che tipo di processo ha spawnato, quindi evidentemente ha copiato o ha creato un nuovo, ha droppato un nuovo binario a questo appet e l'ha lanciato tramite create process view. Tramite il pipe server il nuovo process ID del nuovo processo viene mandato a Cuckoo, che comincia a traccare pure quello, chiaramente. Quindi adesso abbiamo, a partire da qua, processo 2028 snq.exe, tutto il tracciamento di quello che il processo ha fatto. Che è una sbrega di roba, insomma. Oltre a ciò abbiamo, vediamo se c'è qualcosa. Oltre a ciò, Cuckoo è in grado anche di farci delle copie dei file che sono stati deployati, cancellati, eccetera, eccetera, dal malware, per cui metti nel caso che scarica una config da qualche sito e poi ci opera sopra, allora noi molto probabilmente potremo avere una copia di quel file, così possiamo vedere un po' tutto quello che fa. Ovviamente abbiamo i log CSV che ho detto, da cui poi viene generato il report, per dire. Stessa identica roba, ma in formato un CSV un po' del cazzo, ecco. In più, ovviamente, abbiamo il dump pickup del traffico generato da quella specifica macchina virtuale, e abbiamo tutti gli screenshot in JPEG fatti ottenuti durante il tempo di analisi. Ora vediamo per esempio un altro pezzo di malware abbastanza importante. Questo l'ho trovato tipo un mesetto fa. Adesso lo vedi. Ce l'abbiamo l'audio per un giacchino, no? Peccato. Ah, ovviamente si può, ogni volta che si submette una task di analisi, si può specificare l'analytics package, si può specificare il timeout massimo durante il quale poter eseguire l'analisi e poi terminare, eccetera, eccetera. Questo è molto interessante.
penso sia di origine tipo coreana, non ho ancora ben capito qual è il suo utilizzo reale. Però è molto interessante perché va avanti così tipo per 3-4 ore e poi smette. Esatto, per quello mi è piaciuto un sacco, capito? Io mi ricordo l'ambulance su TOS, che c'era l'ambulanzina che correva e tutte le... Che spettacolo. Altro che i malware di adesso. Ovviamente possiamo traccare anche questo. Intendi sul back-end? No, non fa un cazzo, cioè... Sì. Fa solo cagate, sì. Beh, cazzo. No, la cosa divertente è che poi non ha neanche senso perché lo puoi terminare con il click destro, chiudi processo. Però è simpatico, cioè. Non se ne trovano più di tanti in questi in ultimi anni, così. Allo stesso modo possiamo analizzare anche non solo binari ma altri tipi di malware, per esempio bot in PHP, per dire, no? Tutti i pbot, i ccciot, tutte le varie bottini che adesso girano su ultimamente su PHP, no? Per cui dei bot per IRC botnet che prendono e infilano dentro con LFI o RFI o quel cazzo che lei, poi eseguono e ti troppano il bottino sul canale IRC. Possiamo analizzare anche questo semplicemente specificando un processo iniziale da cui poter iniziare a analizzare il malware, e a quel processo specificargli dei parametri che poi sarà il pet del bot PHP, per dire. Per cui non analizzeremo proprio il bot di per sé, analizzeremo quello che fa PHP mentre esegue questo script in PHP, ecco. No, sempre nella macchina virtuale, tu installi PHP per Windows, li droppi la... Certo, e il concetto è che ovviamente era nata come una cosa per analizzare malware per Windows, no? Perché è la cosa che ha più senso fare, ovviamente. La cosa interessante è che, appunto, potendo customizzare tutti questi comportamenti durante il processo di analisi del malware, tu puoi interagire con il sistema operativo come cavolo ti pare. Quindi non puoi solo analizzare malware PE32 eseguibile o quel che l'è, puoi prendere un processo qualsiasi, infilarli dentro o un file o un URL o quello che l'è e analizzare quello che il processo fa mentre esegue questo tipo di file. Un'altra cosa che potresti fare, per dire, è prendere Internet Explorer, pushargli un punto URL che punta a, non so, un exploit pack che ti exploita l'ultima cazzata di PDF, eccetera, eccetera, di Adobe Reader. Lo puoi benissimo fare, gli specifichi Internet Explorer come path da analizzare, come parametro gli specifichi il path che poi andrà a eseguire il punto URL da aprire per Internet Explorer, lui prende e analizzerà Internet Explorer quello che farà mentre avrà questa cosa. Ovviamente la stessa cosa lo puoi fare con PHP, invece che analizzare il binario analizzi quello che interpreta il malware, no? Quindi lanci PHP, gli fai eseguire lo scritto in PHP e tu analizzi quello che PHP fa mentre apre quel pbot, per dire. Ora, altra piccola demo. Il cablino. Non c'è più il cablino. Vabbè, non sono neanche sicuro che mi funzioni, per cui... Che con ste network un po' lontani... Sì. Ecco, per dire qua gli dico apri il pbot.txt, che sarà un po' un pbot, irchbot in PHP, col package per PHP, e lui ovviamente andrà a fare le operazioni che deve fare a seconda di quel tipo di file. Se non gli specifica il package, non ho detto, mi sono dimenticato, lui farà delle operazioni di identificazione del tipo di file. Se è un PE32 allora utilizzerà come base .exe, se è un PDF utilizzerà PDF, eccetera, eccetera. Ovviamente è espandibile, io ho messo solo Excel e PDF per il momento.
Lui apre PHP, si vede un tubo, lo script viene eseguito, lancia il suo bot IRC e printa ok, semplicemente. Ora io lo termino perché non ho voglia di stare qua ad aspettare. No, cazzo, ho terminato la cosa sbagliata. Ok. Allora. Qua abbiamo il nostro pbot, il nostro malware PHP che fa le sue varie porcate, eccetera, eccetera. No, questo abbiamo. Qua per dire si diceva di connettersi a questo server IRC con porta bla bla bla, canale eccetera eccetera, quindi è un banale IRC bot in PHP. Scusa? Troppo? Più giù? Ah, intendi la parte in B64? Dove cazzo? No, è quello che fanno di solito anche, eccolo. No, non solo, molto spesso questi bottini encodano in B64 del codice Perl per un altro IRC bot o per un RFI scanner o quello che è, decodano B64, lo copiano in TMP e lo lanciano per fare quello che deve fare, per cui vengono utilizzati per droppare altri scriptini, per dire. Chiaramente si usa il PHP come primo stage di exploitation quando hai l'RFI o quando hai la possibilità di eseguire codice PHP, per dire, no? Quindi abbiamo il nostro solito log file, sembra che sia andato tutto a posto. Qua abbiamo i log del processo di PHP mentre eseguiva questo malware, e poi abbiamo il reportino in txt. Easy. Cosa? Sì. Semplicemente è un API di Windows che ti permette di vedere se il processo corrente è debuggato oppure no da Windbug o quello che è. Viene utilizzato molto spesso in ambito malware, ma sotto alcune circostanze viene runnato di default quando viene eseguito un nuovo processo Win32. No. Mi è mai successo che scusa. C'è un malware sia col genere di attività virtuale. Sì. L'anno scorso non c'era il mio talk. ci sono alcune tecniche molto facili per spottare le macchine virtuali, per dire in VirtualBox, a parte che ci sono molti device. Tipo schede di rete con vendor VirtualBox Incorporated o quello che è. La cosa più stupida che puoi fare è load library A, aperta tonda, virgolette, vboxhook.dll, se te la loda vuol dire che sei in VirtualBox. E quindi quit il processo, fai roba in time. Capito? È una cosa, non mi succede tanto spesso in realtà, perché sulla larga scala in realtà non gliene frega niente a nessuno se sono dentro una macchina virtuale oppure no. Sulle cose un po' più sofisticate lo fanno abbastanza facilmente, però la prima cosa che vanno a fare, come poi parlerò più tardi, è identificare se ci sono modifiche all'interno del sistema operativo di per sé, per vedere se ci sono sistemi di analisi, hooking a livello kernel, a livello user mode, eccetera, eccetera. Poi provano a fare alcune detection su ambienti virtualizzati. Abbiamo tutti gli screenshot e abbiamo un pick up. Esatto. Perché un'altra cosa interessante, nel senso, se loro identificano, ok, il mio processo malware sta runnando in un sistema modificato, per esempio ci sono X funzioni nell'SSDT che sono state toccate, l'indirizzo è cambiato, eccetera, eccetera, lo dicono, ok, qua c'è qualcosa che non va, ecco. Se detectano, non so, degli hooking user mode, vuol dire che c'è qualcuno che gli sta iniettando roba.
Se questo succede vuol dire che è un chiaro sintomo che c'è qualcosa che non va. Lo spiego più tardi. Dopo spiego come va a fare l'analisi di per sé. Ecco. Comunque il concetto è semplicemente: se loro identificano un ambiente che è evidentemente sospetto, allora possono agire in un certo modo. Ma per esempio, se si trova una macchina virtuale e la macchina virtuale è buttata lì perché rannava un virtual server di qualche cazzo di, non so, sviluppatore o quello che è su Windows 2008, e loro riescono, per dire, a identificare dei network share, dei shared folder o quello che è all'interno della macchina virtuale, possono replicarsi tramite quel mezzo, lo fanno tranquillamente, capito? Perché non gli interessa più di tanto andare a identificare nel primo livello se è un ambiente virtualizzato oppure no. Poi comunque, se ci sono delle situazioni particolari per cui sanno che, per dire, è un malware utilizzato per un attacco targettato verso, non so, Stuxnet, per dire, no? Lui si sapeva benissimo che tipo di target doveva andare a operare. Se capisci che la macchina virtuale non è un ambiente in cui dovrebbe andare di default come concetto del tuo attacco, allora te ne esci. Però insomma dipende molto dal tipo di malware, ecco. Dipende, comunque generalmente sì, ecco. Ora abbiamo il pick up, vediamo se siamo riusciti a entrare nella botnet oppure no. Vediamo. Beh, abbiamo la richiesta di DNS verso l'indirizzo del IRC server, irc.starindo.net. I pezzi vari che non mi sembrano affatto riconducibili da botnet. No, non siamo riusciti a entrarci per qualche motivo di connessione, vabbè, peccato. Può essere, sì. Infatti non ero molto sicuro della cosa, però almeno vediamo che la richiesta DNS è stata fatta, per cui il tentativo di connessione alla botnet, al control server, è stato fatto. Quindi come approccio di analisi funziona. Possiamo analizzare PDF sullo stesso principio. Abbiamo un file PDF che sospettiamo essere pericoloso, apriamo Adobe Reader, lì pushiamo il PDF come file da analizzare e vediamo come Adobe Reader si comporta aprendo questo PDF. Questo è il package, è il copia e incolla di quello per PHP, semplicemente col path per Acrobat Reader, e si pusha il path del PDF da analizzare e lui esegue tutto quanto. Ora questo andrà un po' veloce, io sono un po' indietro. Qua ho aperto il PDF, vediamo se l'exploit funziona. Boh, sembra aver funzionato. Non so bene neanche che tipo di exploit è, ecco, l'ho preso a caso stamattina. Ad ogni modo, l'analisi è finita e fa tutte le varie menate che faceva prima. Il concetto dell'analysis package, come ho detto, è il fatto di poter permettere all'analista di poter fare delle operazioni particolari sotto specifiche circostanze. Si possono operare in modi diversi a seconda del tipo di malware che si va a analizzare, se si vuole per esempio spawnare processi per vedere se vengono infettati oppure no, eccetera, eccetera. Il concetto dell'analysis package è dare la possibilità all'utente di poter interagire col sistema operativo in qualsiasi modo possibile. Cosa abbastanza facile con utilizzando le C-types per Python, che praticamente permettono di utilizzare questo tipo di API Windows sotto ambiente Python, che è molto figo. Quindi dicevamo,
A livello client, il processo viene lanciato, se per esempio un binario, un punto .exe, viene lanciato e viene iniettato una DLL. Il processo di injection è sempre fatto da Python, usando le ctypes, banale open process, allochiamo dello spazio, ci scriviamo il path della DLL e poi creiamo il remote thread all'interno del processo malware. Quindi in questo modo, se si riesce a farlo, possiamo iniettare del codice da eseguire all'interno del process space del malware che vogliamo analizzare, e questo codice poi andrà a operare sul comportamento del malware per poter tracciare le varie API. Per fare questo utilizziamo degli hooking engine, quindi dei pacchetti già... precedentemente utilizzavamo Microsoft Tools, che è una libreria che permette di fare inline hooking sulle API user mode per Windows. La versione commerciale costa uno sproposito di soldi e la versione express fa anche più schifo, per cui adesso abbiamo switchato su un hooking engine che più tardi andrò a esplicare. I motivi per cui fa schifo in realtà sono due. Il primo è che se noi andiamo a attacciarci con il nostro debugger sul processo malware analizzato e andiamo a vedere che tipo di hooking, per concetto, qualcuno non è familiare col concetto di hooking? Ok, praticamente il concetto base è che quando si effettua un inline hooking si va a modificare i primi byte di una funzione di un API Windows data nella spazio di memoria del processo, e in questi byte si modifica il comportamento per fare un certo tipo di cosa. Generalmente in questi primi byte si specifica all'interno del codice della funzione di jumpare a un altro indirizzo, eseguire una certa porzione di codice e poi ritornare indietro. L'utilità di questa cosa all'interno di analisi comportamentale di malware è che banalmente noi hookiamo un certo numero di funzioni di Windows, come può essere per creare file, per aprire, fare operazioni sul registro, per... Sì, praticamente il concetto è che tu modifichi il comportamento della funzione originaria all'interno del processo, la ridirigi su un'altra porzione di codice che poi andrà a salvare, a dumpare in CSV o quello che è, tutte le informazioni sull'API call corrente, e poi ritorna indietro all'indirizzo originario e prosegue quello che l'API call di Windows avrebbe fatto originariamente. Questo è il concetto di inline hooking in maniera spincia, ecco, per cui ti permette, diciamo, di modificare il comportamento di un API Windows all'interno di un processo Win32 in user mode in modo da operare sull'API call stessa. Chiaro? Ok. Che cazzo è che fuma qua? I motivi per cui politically correct, abbiamo deciso di switchare a qualcosa di più adatto alle nostre esigenze, è che, come ho detto, se andiamo ad attacciarci sul processo malware che noi dobbiamo analizzare, vediamo come Microsoft Detours va a fare l'inline hooking, per cui a modificare le stesse funzioni di Windows per farci eseguire il nostro codice, si scopre che banalmente, come prima istruzione dell'API call, allora vediamo se si vede meglio. Che cazzo è il mio cursore? No. Cazzo, ho spoilerato. Vabbè, se si vede qua, per dire, names in kernel 32, per cui le funzioni esportate da kernel 32.dll, abbiamo create file w, che sta a questo indirizzo. A questo indirizzo Microsoft Detours, per cui l'engine per inline hooking, dice fai un GMP, un jump, a questo altro indirizzo, e questo altro indirizzo è una funzione della DLL di Cuckoo che va a dumpare le varie informazioni. Questo ovviamente è figo di concetto, ma fa cagare di principio, perché è facilmente detectabile. Se noi vogliamo identificare se siamo all'interno di un processo hookato tramite Microsoft Detours, banalmente loadiamo l'indirizzo di un API call che noi vogliamo invocare, come può essere createFileW, e se notiamo che nel primo byte della funzione c'è un'istruzione di jump, vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? E quindi possiamo terminare o fare altre cose, insomma. La cosa brutta che non ci piaceva di questa cosa è che ovviamente è ripetitiva, per cui per tutte le funzioni che vengono hookate si viene utilizzato lo stesso metodo di hooking, lo stesso tipo di jump, e quindi è facilmente detectabile, soprattutto essendo un prodotto di così larga scala. Non sembrano Yogi e Bubu, no? Ma il motivo più importante per cui mi faceva schifo è che per cui non è adatta alle mie esigenze,
è che richiede come requisito, come dipendenza, un'altra DLL sua, che è detoured.dll, che viene lodata. Aspetta. No, no, ma adesso aspetta, la parte migliore deve ancora arrivare, che cazzo hai capito? Che viene lodata all'interno del processo del malware, che quindi se lui fa, ok, fa una lista dei moduli lodati, ok, c'è un detoured.dll, qua c'è qualcosa che non quadra. Ma la cosa che mi ha lasciato più attonito è quando sono andato a vedere cos'era questo detoured.dll, no? E quando sono andato ad aprirmi NIDA detoured.dll, questo è quello che mi è apparso. Praticamente non fa un cazzo, cioè una DLL vuota, no? Mi sono stato lì un po' a rifletterci su quale poteva essere l'utilizzo di questa, di questa DLL così furbamente inserita da... No, in realtà la cosa che Microsoft ha fatto furbamente, quando un processo crasha o viene fatto un send report su azioni non aspettate, loro ovviamente hanno tutte le informazioni sul processo. Se loro vedono che c'è questa DLL totalmente inutile perché non fa un cazzo di niente, cioè loda e muore, vedono che c'è questa DLL lodata, dicono ok, tu hai modificato il comportamento del processo, per cui noi non abbiamo nessuna responsabilità di fare assistenza sulla cosa. Questa cosa mi è stata un po' sul cazzo, si può rimuovere tranquillamente perché la versione Express di Microsoft Detours ti fornisce i sorgenti dei moduli da caricare nel tuo codice, e semplicemente togliendo i requisiti di questa DLL la si elimina. Il problema è che chiaramente questa cosa va un po' contro i termini di licenza, e non poteva andare a distribuire un software open source che chiaramente sfruttava prodotti Microsoft modificati e impappunati in modo strano. Quindi abbiamo deciso di riscrivere un altro Hooking Engine da zero, si chiama Chiuk, è un altro engine che fa esattamente le stesse cose di Detours, però senza le stupidate che abbiamo visto adesso. Era stato parte del lavoro del Google Summer of Code di quest'anno di un ragazzo brasiliano, la prima parte del lavoro. Quello che Chiuk fa, ovviamente non loda nessuna DLL inutile. E seconda cosa, ti permette di utilizzare dei metodi di jump, dei trampolini all'interno del looking, della funzione da analizzare, customizzabili, per cui tu li puoi specificare che tipo di opcode utilizzare per fare il trampolino, che può essere di lungo 6 byte, 15 byte, 40 byte, quel cazzo che ti pare. Li puoi specificare tutti quelli che conosci, che vuoi utilizzare, che sai che sono controllati meno dal malware writer. Glieli puoi specificare, e quello che Chiuk fa è, per ogni funzione da hookare, da analizzare, da controllare, utilizza un metodo di hooking differente randomizzato all'interno del pool che tu gli hai dato. Questa cosa chiaramente è molto più proficua, molto più efficace del semplicino jump che si detecta con due linee di C, ecco. Mi stavo ricordando di dire qualcosa, ma mi sono dimenticato cosa dovevo dire. Vabbè. Quindi se andiamo a fare la stessa operazione, qua era su che funzione create process v, stesso procedimento di Detours. Qua per esempio ho utilizzato un push address return e bon. Ah sì, ecco cosa dovevo dire. Piccola controindicazione dell'inline hooking: più lungo è il trampolino che si va a utilizzare per fare il jump alla funzione di tracciamento, più possibilità avete di imputtanare la funzione. Perché chiaramente non è che prendi allochi spazio come cazzo ti pare all'interno del processo, vai a riscrivere i primi x byte che vuoi utilizzare dalla funzione del codice, dalla funzione originaria, che generalmente sono dei nop, delle inizializzazioni cazzate così. Però se li fai, non lo so, un trampolino di, non so, 200 byte, può essere che magari puttani un po' la funzione, la create file v magari ti spara un mutex, non lo so. Quindi ecco, un po' stare attenti. Sì, qua ricevo fall push e return, per dire randomizzato in create process v, sempre nello stesso processo. E qua per dire su create file v utilizza move ax address jump ax. Come ho detto, comunque tutte sì, questi qua sono i due che ci sono di default, ma si può utilizzare qualsiasi tipo di trampolino che ci interessi. Appunto, l'inline hooking chiaramente permette di riscrivere, di hookare delle funzioni a user mode, per cui all'interno del process space del malware che analizziamo.
La maggior parte delle sandbox commerciali in realtà non utilizza questo tipo di hooking, ma utilizza degli hooking a livello kernel mode, va a hookare direttamente dall'SSDT, su Windows XP si fa abbastanza tranquillamente, in modo da avere più visibilità all'interno del sistema operativo e bla 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 e cazzi vari. La scelta di non andare su quel tipo di cose che non mi andava ad imputtanare troppo il kernel, andare più liscio sul processo. Con questa sandbox, sì. Sì, esattamente. A livello di performance, fare analisi comportamentale di malware è sempre un po' una problematica, ecco, nel senso che richiede tempo, i volumi di malware che si ricevono giornalmente da feed di compagnie che si occupano di questo tipo è piuttosto alto. Per dire, io faccio parte di un'associazione che si occupa di botnet tracking, abbiamo dei nostri feed di malware e di media riceviamo tra i 37.000 e i 40.000 binari unici al giorno. Chiaramente analizzare tutti i binari che ci sono è un po' problematico. Noi possiamo farlo perché c'è l'infrastruttura, eccetera, eccetera, però buttare su una sandbox che gestisca questo volume di binari non è una cosa facile. Considerando che mediamente un'analisi, ma anche meno, facciamo 2 minuti, 3 minuti come ho fatto nell'esempio. 3 minuti per analisi per virtual machine, assumendo che non ci sono delay particolari o che la virtual machine non si sfancula, possiamo con una sola virtual machine possiamo fare tra i 400 e i 600 binari al giorno, che non sono poi tanti, insomma. Con 30 virtual machine i volumi cominciano a essere più interessanti, però ecco, per andare 30 virtual machine in parallelo magari ti serve una macchina da un 10.000 euro. Quindi è problematico. Il problema perché è problematico è perché non si sta emulando il codice, ma si sta eseguendo all'interno di un ambiente virtualizzato che ovviamente chiede del tempo. C'è chi preferisce un modo, c'è chi preferisce l'altro, io preferisco questo. Cose per l'immediato futuro? Fixare alcuni problemi di stabilità, perché quando si sviluppa una sandbox ci sono n.000 miliardi di eventi da poter tenere in considerazione per aspettarsi che non si rompa tutto e muoia. Ci sono alcuni problemi specialmente con Adobe Reader versioni 8.x. Ecco, mi ero dimenticato di aggiungere questo piccolo dettaglio. Quando si analizza malware in modo comportamentale, per esempio con i PDF, non si sa mai che tipo di versione di Adobe Reader utilizzare. Buttata lì, semplicemente ho fatto una ricerchina con tutti i vari CIPUE che ci sono pubblici e quelli weaponizzati su Metasploit o quello che altro. Il migliore da utilizzare è la 8.1.2, che è quella più bucabile di tutte, ecco. Bene o male un 90% di tutti i PDF che ci sono in giro se la sfascia tranquillamente. Il problema è che la Adobe Reader 8.x è talmente imputtanata di suo che andarli a imputtanare facendo hooking crasha tutto, cioè. Per cui adesso sto cercando di risolvere questo piccolo problema. Dopo aver fatto questo, il futuro sarà migliorare l'integrazione con CHUK e CHIDE. CHIDE è il secondo componente che è stato sviluppato durante il Google Summer of Code di quest'anno. Non ho pa voluto parlare di CHIDE semplicemente perché è ancora troppo fresco, non me la sentivo di buttarlo dentro. Semplicemente CHIDE sono dei driver, dei filter driver e altre cose così che vengono utilizzate banalmente. Sono tipo dei rootkittini per Windows XP che viene utilizzato per nascondere i file di QQ per essere meno detectabile nel caso in cui in un remoto futuro qualche malware writer salta fuori. Cioè, mettiamo il detectino per QQ. Ecco, questa cosa qua dovrebbe prevenirlo. Altra cosa importante su cui ci tengo molto è migliorare le capabilities dell'analysis package, che sono probabilmente la feature più interessante della sandbox. La possibilità di interagire, di modificare il comportamento di un singolo tipo di analisi è molto importante, è una cosa che non permette di fare quasi nessuno. Quindi vorrei migliorare un po' il supporto per questi tipi di package. Quello che vorrei fare come cosa successiva è fornire una classe da poter utilizzare per emulare delle interazioni utente col sistema operativo, per dire clicca il bottoncino, muovi il cursorino, eccetera, eccetera.
introdurre il supporto per VMware e introdurre il supporto per macchine fisiche. Come? Guarda, ti dico, l'ho già più o meno fatto. Quello che ho fatto, ho comprato un bloccone di IEPC, quelli della Asus. Sì, sono un po' delle cazzatine, però per questo tipo di cose funzionano bene, perché costano poco, hanno delle risorse sufficienti per poter fare dell'analisi comportamentale, hanno il PXE boot, per cui li puoi fare boot in remoto e fare il reimaging dell'hard disk tramite FOG, per dire, o altri prodotti di questo tipo, per cui è perfetto. Te li fai il plughettino per FOG o per quello che è, li fai analizzare il malware sulla macchina fisica, per cui nessun tipo di detection antani che possono fare per beccare virtual machine, quindi il codice ha più possibilità di eseguirsi e fare tutto quello che deve fare. Dampi tutto, rebooti la macchina reimage l'immagine di Windows XP pulita e lo rifai. La controparte di questo approccio qua è che i tempi sono molto più larghi. Bene o male ho visto che per ogni singola analisi, tra tempo di analisi, tra reimaging del rebooting della macchina, più o meno ci tiene tra i 7 e i 10 minuti. Per cui, ecco. Esatto, quello che sto facendo adesso è, qualora vedo che un malware, dopo essere stato eseguito nella macchina virtuale, mi matcha dei pattern particolari per cui riesco a capire che ha detectato qualcosa, lo prendo, lo ripuscio nella query e lo sbatto dentro la macchina fisica. Capito? Qua si può scaricare. Adesso non sono sicuro che sia giusto, perché me lo ricordo, me lo sono sparato a memoria, ma è probabilmente sbagliato. Comunque, se andate su mwcollect.org trovate il linkino per scaricare Vetramice Git. Altra cosa interessante, se vi interessa l'argomento malware, mwcollect.org è un collettivo molto figo. Ci sono altri progetti molto belli, tra cui il più celeberrimo, diciamo, è mwcollect.d, che è una honeypot a bassa interazione per, che viene utilizzata per emulare vulnerabilità Windows riconosciute, per arrestare in modo automatico binari per malware. Praticamente la si butta su un IP pubblico, i vari malwareini, wormini che si spreadano, exploitano, la honeypot prende il payload dell'attacco, estrae il drop, l'URL del drop e si piglia il malware che voleva deployare. Quindi è abbastanza interessantina. C'è libsysl, che è una libreria per detectare shellcode, che si può pluggare per esempio in apparati di rete per vedere se c'è qualche shellcode che gira, e altre cose c'è interessanti, per cui ve lo consiglio. Libsysl per esempio utilizza dei detection sulle get PC, per cui, per dire, ti sta transitando nella tua network, vedi che sul tuo IDS sta transitando un pacchetto particolare con un certo tipo di encoding. Utilizzando libsysl lui riesce a identificare se questo pacchetto contiene un payload che può essere riconducibile a uno shellcode per exploitation. No, è basato su, adesso è una menata, un pippone tecnico che non so manco spiegarti nei dettagli, ecco. Però se vai su il ragazzo che l'ha sviluppato, che è Georg Wicherski, l'ha presentato a Black Hat e a qualche altra cazzata, se vai cerchi libsysl e ti spiega tutti i dettagli. Io non l'ho mai utilizzato, però mi ha detto che figo. No, non è signature based, praticamente utilizza una libreria che si chiama libcpu, che è sempre sviluppata da Georg, che praticamente permette di emulare una CPU x86. E tipo cosa? Tipo PyEmu, sì. Libemu, sì. È la stessa cosa, però libcpu è tipo 3000 volte più veloce a fare il tempo di emulazione. Non so se è pubblico o scaricabile, non lo so. Comunque utilizza questa librerietta. Il codice dello shellcode viene emulato all'interno dell'emulatore custom. Ah, e proprio gira. Sì, viene emulato in ambiente emulato, cazzo. Hai visto la signature delle shellcode? No, non l'ho mai guardato, però non è assolutamente signature based. Sulla rete, no? Quello che ti cerca è metta in opera all'interno dello shellcode. 90, cazzo del shellcode. No, non è una cazzata così, ecco, una cosa un pochino più seria. Devi dire di fare un annuncio? No.
Allora, vabbè, comunque, ultime slide che ho buttato lì. Side project sulla Student Sandbox, malware.com, che è un sito che sto sviluppando come aggregatore per risultati di analisi comportamentali. È studiato per essere una piattaforma free, open e indipendente, crowd-based e community-driven. Il concetto è avere una piattaforma che sia accessibile a tutti e cui tutti possano partecipare in modo volontario, che riceva tutte le possibili dati su analisi comportamentali performate dai propri nodi delle persone che ci vogliono partecipare, le push dentro nel database che utilizza e siano accessibili a tutti. Adesso vediamo se mi funziona internettino. Il motivo il concetto di questa cosa, come ho detto, è un resource aggregator per malware analysis. Ce ne sono altre cose tipo treatexpert.com, è uno dei più utilizzati. La cosa che mi sta sul cazzo è che non è open, non permette di accedere a binari, non permette di accedere a dump.pickup e soprattutto pusha tutti i binari a vendor di AV con interessini commerciali che non mi gustano. È distribuibile, essendo un aggregatore, lui riceve tutti i dati dell'analisi tramite JSON e quindi non è necessario avere tipo macchinoni da 10.000 euro o investimenti della Madonna, eccetera, eccetera. Io ho un computerino a casa in Italia, un computerino a casa ad Amsterdam, un serverino in Romania, eccetera, eccetera. Ci butto su le mie sandboxine e mi centralizzano tutto. Vengono autenticate tramite delle chiavi basilari, bla bla bla. Il concetto di questa piattaforma è per essere puramente a scopo di ricerca. Mi stanno sul cazzo tutte queste menate spacciate per effort community che poi in realtà hanno una mercatina per vendere la sandboxina con 40 milioni di euro di licenza. No, deve essere aperta, pubblica per tutti. Ora, vediamo se mi funziona. C'è un'interfaccina. Allora, il concetto di questa slide è che mi serve che mi aiuti perché come web developer faccio pena. Vediamo se funziona l'indirizzino. Magari se mi sgamate qualche SQL injection o robe strane. Vabbè, dai, vedete la mia password della wifi, non me ne frega un cazzo. Ok, ma cazzo è? View full screen. Quello che è adesso si vede? No, mica tanto. Quello che è adesso è una semplice interfaccina che spero diventi qualcosa di un po' di più. Come ho detto, ha un controller di base che riceve l'analisi dai vari nodi che ho e queste analisi sono submittate semplicemente dallo scriptino Python che sta a post-processing, per cui invece che generare il reportino TXT usavo le API, creavo il JSON dump con le funzioni di Python e le submittavo al server. Quindi riceve tutte le varie analisi che vengono performate e le butta dentro un database estremamente granulare. Tutte le informazioni di ogni singolo argomento, di ogni singolo API call, di ogni singola invocation, di ogni singolo processo, di ogni singola cazzo di analisi vengono storate. Questo perché? Mi piaceva l'idea di poter aggregare tutte le informazioni che ho sulle analisi che performo per operazioni di malware intelligence, per dire, no? Sto facendo delle ricerche su Pinco Pallino in Romania che mi sta sviluppando questo malware e voglio vedere tutti i binari che ho che mi fanno questo comportamento, oppure tutti quelli che mi accedono in questo server IRC, eccetera. Questa cosa non la permetto di fare a nessuno perché è una cosa estremamente estremamente poco performante, poco scalabile. Motivo per cui mi serve qualcuno che mi aiuta a migliorare. Sì. Però mi piaceva un casino. Sì, sì, eh? Devi dire qualcosa? No. Allora, considera che più sì, io ho un numero tot di nodi di sandbox che mi runnano cucù, per dire. Tutte queste sandbox pushano tutti i risultati dell'analisi a questo aggregatore. Questo aggregatore prende i risultati e li butta dentro un database MySQL.
per un'analisi avrai entry di, non so, 14.000 eventi, capito? Quando comincio a fare quelle 2-3 milioni di analisi, farò una ricerchina su SQL per una 3 char di 40.000 miliardi di eventi, non è proprio performante, capito? Per cui mi servirebbe qualcosa di un po' più intelligente, un po' più scalabile. Comunque per il momento funziona. Google Apps? Google, come si chiama? Google App Engine. Ma buttarglielo in mano tutto non sarei molto contento. Adesso vedi come l'ho fatto, che in realtà è una cazzata, però per rendere il concetto, no? Vabbè, questa è l'indexina con tutte le analisi più recenti. Prendiamo una... Ma sì, ne prendiamo un paio. No, i PDF sono quelli un po' più cazzuti, perché sono quelli che mi danno più problemi. No, questo per dire che mi ricordavo che era abbastanza attivino. Ah, questo sì, interessante. Qualcuno ha sentito di... Vabbè, conoscete Zeus, Malware Zeus, ok. Bot, i6 è uno spin-off di Zeus. Zeus è stato leccato, i sorgenti sono pubblici, tra l'altro. Dopo, i6 è tipo uno spin-off di Zeus che ne emula parecchie funzionalità. Questo qua, per esempio... Aspetta, arriva alla fine del talk e poi ti diciamo. Per dire, questa era l'analisi di i6. Vediamo. Ho le DNS request che faceva. Ho tutte le richieste HTTP che faceva. Ma si legge? Ma cazzo. Vabbè, la richiesta HTTP. Questa cosa l'ho messa perché lavorando molto su botnet mi interessa vedere che tipo di HTTP header utilizzano per fare le richiestine al command and control. Per dire, se sono un user agent tantani o encoding strani. Però chiaramente i dati sono tutti lì, per cui si può modificare come si vuole. E poi ho tutte i pacchetti, le connessioni TCP, listate, porta, destinazione, eccetera, eccetera. Poi, per ogni processo, ho un tabbino, per ogni processo analizzato, ci sono tutte le varie informazioni su tutte le API call, con tutti i suoi vari argomenti, lo status, il return... Okay. Sì, praticamente i log di prima sono parsati, vengono tutti scomposti, i singoli argomenti vengono pushati nel DB, poi gli argomenti vengono associati ad una lista, la lista viene associata ad una invocazione che contiene un template ID con l'app... Oh, è un sbattimento, ho fatto delle query che non ci dormivo la notte, però funziona. Dopo vedrai perché funziona. Comunque, bene o male, semplicemente... Aspetta, zoom un po'. Ci sono tutte gli eventi del processo, per cui si può vedere un po' come il processo si è comportato. Stessa cosa per il secondo, il terzo processo. Per dire, create file v, alcuni create mutex. Qua fa delle write process memory interessante, qua inietta del codice in CMD. Bah, insomma, comunque è utile per vedere un po'... Farà fare un'analisi spincia su quello che è il comportamento del malware. Qua probabilmente espone, ecco, per esempio, cosa tipica di Zeus, quello che faceva era creare un file.bat per deletare i file originali. Sì, ecco, adesso mi ricordo. Il processo originale, che era bot i6.exe, fa una copia di se stesso su un'altra path. La copia viene runnata, il processo originario crea un file.bat che cancella la copia originale del malware e cancella il .bat e poi viene eseguito da cmd.exe. Per dire, qua possiamo vedere che prende accesso di lettura generic read su create file v sul file.bat, che è lo scriptino che viene utilizzato per ripulire l'infezione iniziale. Generalmente quando si fanno queste cose qua, quando fa questo tipo di operazioni, poi molto spesso dipende dalle circostanze, comunque generalmente si ha anche una copia del file.bat nella folder di analisi che ho mostrato prima in files slash eccetera eccetera. Quindi, per dire, questo è un report che si può ottenere
si può ottenere dalle varie analisi. Vediamo uno in PHP per dire. Ecco, questo è un bot PHP. Quello è lo step successivo. Fino adesso mi sono occupato di ottenere i dati. La cosa più challenging è cosa farci poi con i dati, no? È abbastanza sbatti, ma non troppo se è un buon modello, capito? Per dire, una cosa che qua potresti fare con un pochino di sbattimento. Per registrare tutti i page fault che il processo fa durante la sua esecuzione e poi identificare i momenti in cui va a fare l'unpacking del binario, per dire, no? Se il binario è cifrato. Esatto. Sono cose un po' a sbattimento, però si possono fare, ecco. Non l'ho concepita di base così, perché a me interessava avere un'immagine veloce. Non tanto andare sulla. L'idea generale era fare qualcosa che potesse funzionare su larga scala. Che mi desse abbastanza informazioni comportamentali per poter fare aggregazione e che mi desse traffico, dump di traffico e screenshot per i PDF su attacchi targeted, capito? Per vedere se contengono, non so, PDF, social security, qualcosa e vedi che magari è un attacco targettato a quel tipo. Quindi quella era la cosa che mi interessava. La cosa interessante che dicevo appunto di avere un database così granulare è che vabbè, si può cercare per MD5, vabbè, questo è banale, si può cercare per un traffico di network, per un network traffic, per cui a vedere tutti i malware che hanno contattato qualcosa, che può essere un IP o un dominio o quello che è. Per dire, qua so che ne uscirà uno, non chiedetemi perché. Ecco, qua abbiamo un po' di malware che contattano ikea.com. Adesso non mi ricordo per quale esatto motivo, però. Ah, boh. Contattava un po' di merda varia, insomma, Ikea, Sitesell, Google e Pandora. Boh. Non ne ho la minima idea. Ad ogni modo, in questo modo possiamo, vediamo qui. Ho detto che web developer non è proprio il mio forte. Possiamo vedere Google per dire e avere tutte le richieste DNS fatte dai vari malware analizzati, come avere. Può essere, i motivi possono essere svariati, magari semplicemente. Vabbè, in questo caso specifico magari no. Ma una cosa che può succedere, magari fanno click fraud per dire, o fanno pay per click, cose così, ma fanno richieste istantanee, cioè dal sensino ti può ritrovare quello. Come può essere perché, non so, fanno operazioni strane su Gmail, insomma. No. Perché principalmente le cose che ho visto fare di quel tipo sono tutte robe in perle. E di cose così non le ho ancora supportate, però visto che è una cazzata, metti il patch di perle e li butti dentro. Sicuramente così ne vedrai molte di più. Però generalmente no. Ma la cosa più figa è che se io voglio andare a cercare dei eventi comportamentali specifici, io posso vedere tutti i malware che ho analizzato che fanno quel tipo di comportamento. Come. Esatto, per dire. Nel form che ho adesso, che comunque è buttato lì, si può specificare o non specificare una particolare API e un argomento. Quello che lui farà sarà andare a cercare tutte le analisi che avranno effettuato quell'API se è stata specificata e per
per ciascuno API se i suoi argomenti contenevano questo tipo di valore, che può essere qualsiasi tipo di roba, capito? Quindi per dire, se io volessi trovarmi tutti i malware che per dire hanno fatto una create remote thread su dei processi.exe, che può essere un sintomo di injection di codice, io lo specifico, se funziona, e io mi ho tutti i miei MD5 con tutti i malware che mi hanno iniettato codice con create remote thread su questi processi. Ce ne sono un pochino. Poi per ogni ricerca io ho la mia MD5 e mi posso guardare il reportino come al solito, insomma. Questo era un PDF per dire. Ho un'altra cosa che potrei fare per dire se quando si fa per esempio intelligence su attacchi targeted, quindi magari su PDF exploit, cosa così, molto spesso si va a cercare su dei mutex specifici, no? Nomi particolari di mutex generati dal malware deployato. Quindi se io voglio vedermi, non so, tutti i mutex che sono stati generati per vedere se identifico qualcosa che mi suona una campana, che mi ricorda qualcosa, semplicemente mi faccio la mia ricerchina con tutte le chiamate a create mutex e mi vedo tutti i nomi dei mutex che sono stati creati da tutte le analisi di tutti i malware che ho pushato, che le mie sandbox, che il mio network di sandbox ha pushato. Per dire, questo è interessante, IRC Worm 2005 written by Dr. F. Cazzo, sì, vediamo cos'è. PE32, WinXP, MRC, Fix. Questo si connetteva un po' di robette IRC. Sono in batteria. Questo sarà stato un banalissimo IRC bot, per dire. Che è pure crashato perché vedo un dottor Watson. Sì. Comunque il concetto semplicemente è questo. Fortunatamente you're not running. Che palle. Vabbè. Posso skippare queste slide. Il motivo per cui mi sbatto a fare tutto ciò è perché sono convinto che i malware siano una risorsa molto importante per gente, ma anche non gente interessata specificatamente in argomento malware. Quante volte si è scoperto di una nuova vulnerabilità implementata su un malware che è stato sgamato da qualche società, che è Stuxnet, per dire, no? Quando è uscito l'exploitino per LNK su Windows, la vulnerabilità è stata estratta dal malware, per dire, no? O per per dire, ma qualsiasi tipo, non so, tutta la sequenza di vari rootkit TDL, TDL4, 3, TDSS hanno portato delle innovazioni particolari in ambito malware, quindi hanno portato i ricercatori a riflettere sulle specifiche tematiche di sicurezza del sistema operativo. Per cui sono convinto che sia una risorsa molto importante per nuove tecnologie, nuove ricerche di frontiera, bla bla bla, e soprattutto per fare attività reattiva. La sicurezza normale come la intendiamo noi, il baghettino, vulnerabilità, pentest, eccetera, eccetera, è importantissimo. No, è importantissimo, ma finché ci sarà il pinco pallino che ti apre Britney Spears nuda.exe, capito, la vulnerabilità è fine a se stessa, per cui devono essere un ecosistema che coinviva, capito? Avere una della ricerca proattiva sulle vulnerabilità, come avere una ricerca reattiva sui malware che ci sono in giro. La cosa più importante è che le informazioni e la conoscenza su questo genere di problematiche devono essere aperte, cosa che adesso assolutamente non sono. La maggior parte delle informazioni che ci arrivano su malware, su ricerche di questo tipo, sono da società di antivirus che molto spesso lo fanno per marketare i loro prodotti, e i dettagli che forniscono sono assolutamente influenti. Quindi questo genere di informazioni dovrebbe essere molto più aperta.
A suggellare tutto questo sbattimento per voi reduci dell'ESC c'è un regalino sull'FTP. Se voi andate su upload slides ESC 2011 malwares, troverete uno zippettino con dentro i sorgenti di Zeus, completi di sorgente del binario, sorgente del server PHP e tutto quanto, che potete guardarvi. È molto interessante, ci sono tanti codici molto carini. Quindi prendetevelo, la password, l'archivio è passwordato, per cui craccatelo o indovinatelo, oppure offritemi una birra e ve lo dico io. Ecco, grande. Ok, comunque vabbè, alla fine della serata, se non ce l'avete fatta, ve la dico. Questo bene o male è tutto. Cazzo, rimangio tutto, non vi dico niente. Vabbè, ci sono altre domande? Ho iniziato a lavorare sulla sandbox, su Cuckoo come sandbox da maggio 2010. A intervalli più o meno regolari. Ho fatto Google Summer of Code nel 2010 come developer, sai, Google ogni anno fa, beh. Per cui ci ho lavorato un'estate abbastanza intensivamente, poi nell'inverno no, insomma, in tutto sommato credo sui 7-8 mesi. Ma ho detto, potete scaricarlo da Git, l'ultima versione è ancora in beta, è sempre in continua evoluzione, miglioramenti, eccetera eccetera, nuove cose, per cui se non funziona cazzi vostri. Potete scaricare anche i package della versione 0.1, ve la sconsiglio assolutamente perché fa abbastanza schifo ed è piuttosto incasinato da configurare. Prendetevi quello da Git. Malware.com sarà possibilmente il sito dell'interfaccina che avevo fatto vedere. C'è già un forum attivo a quell'indirizzo lì, principalmente adesso utilizzato per assistenza da utenti su come utilizzare la sandbox, per cui se qualcosa non funziona molto probabilmente troverete qualsiasi tipo di topic a prova di rincoglionito sul forum. Se vuoi farlo, cosa che apprezzerei moltissimo, tu mi mandi un'emailina a questo addressino, io ti mando la key da utilizzare, il pacchetto di post processing è buono. Oh, questo è tutto, vi ringrazio per essere venuti a partecipare al mio tocchino.